Allora, lo short track, tanto tempo fa, ai tempi delle Olimpiadi di Salt Lake City, stiamo parlando del 2002, quindi, sì, da quelle parti di 2000 forse, ha fatto la fortuna della Jalapas Band, perché sì, c'era un atleta australiano, sì, che riuscì addirittura ad arrivare non solo in finale, ma a vincere la medaglia d'oro grazie alla caduta ripetuta di praticamente tutti i suoi... Come Tananai all'Eurofest. Essendo capace lui, praticamente. No, lui... La sì. Cosa che tutti non hanno capito è che lui era un signor atleta, solo che aveva avuto un sacco di sfighe, e quando tutti quanti si sarebbero volentieri ritirati, lui con tenacia è arrivato fino alle Olimpiadi. Per lui era già un successo arrivarci alle Olimpiadi dopo, certo, le sfighe che aveva avuto, compreso un'arteria femorale recisa dalla lama di un altro atleta, insomma, uno che veramente andava elogiato. A lui bastava esserci. In realtà non soltanto ci fu, ma arrivò in finale, e in finale caddero tutti quanti tranne lui. Tranne lui, questa è la cronaca versione Jalapas. In finale, una grande favola, è arrivato in finale il brutto anatroccolo Stephen Bradbury, australiano, ultimissimo già al primo giro. Attenzione, due girafine, Bradbury è straultimo come al solito, doppiato. Gli altri si danno battaglia, ultimo giro. Lui è fuori, peccato. L'idolo locale gomitata, un altro. Non ce la fa, non ce la fa. Ne cade due, ne cade tre, ne cadono quattro. Vince la pipa australiana. Non ci credo. Il più grosso scandalo sportivo della storia. No, ha vinto lui, ma non è capace, lo so, ma non è vero che non è capace. Dopo tanti anni possiamo dirgli: siete degli stronzi, signor Carlo, te e i tuoi amici. non sai quanto hai ragione. Beh, certo, buongiorno. Ciao. Io lo so bene, certo. Tutti. Buongiorno. Ancora non sta benissimo. Tu Lino se lo puoi supporre. Beh, lì ha subito una battuta che ricordiamo ancora una volta. Ma hanno, com'è che era? Ma hanno vomitato sul palco. Allora, esco sul palco tutto elegante per un premio della musica. In televisione, Italia 1. La Jalapa commenta. Serena Dandini. Bravissimo. Ok. E il signor Carlo dice... No, forse no. Giorgio o Marco. Giorgio. Il più stronzo dei tre. Certo. E Giorgio dice: Serena, scusa, ma quello di fianco a te è Linus o hanno vomitato sul palco? E lui è andato avanti, impassibile. Non so come hai fatto. Devo però correggerti. Giorgio è il meno stronzo dei tre. Sì, esatto. Ma non ha freni. Non so come. Sì. Lui nella vita è meno stronzo. Sì. Ma in scena lo è di più perché non si sa frenare. Sì. Mentre guarda, io Marco... No. Io l'ho visto all'opera anche fuori dalla scena, e ti assicuro che è sempre scemo. Uguale. No, scemo sì, scemi sempre, però stronzi, Nicola lo sa. Sì, è vero. Secondo me Giorgio è il più buono. È il terzo in graduatoria. E tu a che posto sei, Carletto? Io primissimo, no? Devo dire con un po' di orgoglio, molta vergogna, ma anche un po' di orgoglio. Sai, quelle schizofrenie tipiche del nostro mestiere. Senti, veniamo un po' al povero Bradbury. Quando voi avete commentato quelle Olimpiadi, non sapevate il suo passato, il suo sofferto? Allora, ho risentito adesso, 20 anni dopo, il nostro commento. Intanto eravamo solo io e Giorgio. L'unico, probabilmente, essendo quello che ne sa di sport, che avrebbe potuto intuire che non era come raccontavamo io e Giorgio, era Marco. Ma Marco quel giorno non c'era. Okay. Io e Giorgio, Nicola lo sa bene, ci prepariamo tantissimo quando dobbiamo commentare. Sì. Tolgo un po' di ironia nelle tue parole. Esatto. Sei proprio non fare niente.it, che c'è un dominio. Esatto. Proprio non ne sapevamo nulla. I nostri redattori, tanto meno di voi, certo. Ci arriva, noi vediamo. Cosa li pagate a fare, scusi, i redattori, se fanno meno di voi? No, erano pagati per trovare queste cose, perché raccontavate prima che queste Olimpiadi sono state viste poco, ma anche Salt Lake City non è che sia stata vista tanto. Sì. Per cui le nostre sentinelle guardavano queste cose di notte, e quando trovavano una cosa divertente non stavano poi a guardare il capello a dire: ma è una botta di culo o è finalmente la ricompensa? Guarda, il filmato lo stiamo vedendo adesso, sfortunato. Lo stiamo vedendo adesso, e fa ridere persino senza le vostre voci. Sì, no, di più perché noi sbagliamo completamente il commento, completamente. Io dico esagera. Ma non è capace, lui era un fenomeno, lui a 18 anni aveva già vinto un oro. Ma vedi. Purtroppo poi a 24 anni ha avuto l'incidente di cui ha parlato Linus, che non è l'unico della carriera. Lui ha rischiato di morire dissanguato in pista perché cade, gli passa sopra l'arteria femorale un canadese, gliela recide, perde litri di sangue e lo salvano con centinaio di punti di sutura, punti interni. Certo. Riprende, chiunque di noi avrebbe smesso, io al figurati, Marco avrei cominciato. Ha un altro incidente brutto, si rompe le vertebre cervicali, rischia la paralisi.
Lui si riprende lo stesso e riesce miracolosamente a qualificarsi per quelle Olimpiadi. Esatto. Era già un successo. Era già un miracolo esserci. Come, per lui, parla, bene, come parla bene il signor Carlo. Non so se, no, non so se abbiate siamo visto, abituati. Avete visto solo la finale, voi avete visto anche come è arrivato in finale. Perché lui a botte di culo già dai quarti. Sì, abbiamo un po' accorciato, ma già nelle. Evidentemente il destino aveva pianificato per lui una ricompensa, esatto. Cosa sì, che quasi mai arriva, meno male. È vero, vero. Meritatissima. E noi invece non capendo nulla, diciamo il brutto anatrocolo, ma è un incapace, ma è uno scandalo, ma no. Senti, ma non ti guardi mai in giro alle spalle per capire se magari questo Bradbury è venuto in vacanza in Australia e vuole giustizia dopo tanti anni? Cioè, sarebbe in buona compagnia, c'è un torpedone di vessati dalla giallappa che insomma. Purtroppo sì, ma lui è un uomo che ama il rischio, perché quando ha smesso di fare questo ha cominciato a fare automobilismo, ha vinto anche sì, ma credo che corra ancora adesso, sai, da qualche parte l'ho letto. Vabbè, fantastico. Come stai tu invece? Io benissimo, anche perché sto coronando il mio sogno. Cioè? Voi non ci crederete, ma sapete che possiamo andare in pensione? Vabbè, che, tu Linus non vuoi. Che abbiamo l'età per farlo o che si può fare? Si può fare, cioè io sono stato per anni convinto che chi fa il pagliaccio come noi, certo, mi tiro dentro, vi chiedo scusa. Tutti quelli dell'Empals, ecco, mettiamola così, lavoratori dello spettacolo, sì vabbè, la pensione. Esatto. Ma invece, avendo finalmente forse raggiunto il sogno della mia vita, cioè hai i bollini? Liberarmi dalla schiavitù del lavoro, ho scoperto di avere, vi giuro, è assurdo ma è così, 82 anni di contributi. Perché chi lavora nello spettacolo, certo, lo so. Ha il vantaggio, bastano 120 giorni all'anno per fare un anno, quindi tu in un anno io ho fatto. E come passi le giornate, signor Carlo? Aspettando che venga il giorno della pensione, perché purtroppo i lacci e lacciuoli della burocrazia non te lo permettono ancora. No, bisogna comunque che passino 43 anni e un giorno dal tuo primo collocamento. Quanto ti manca adesso? Il tuo primo collocamento quando fu? Nell'80, per una sfiga tipo Bradbury, che diventa quindi una botta di culo. Cioè, io ho avuto un incidente sul lavoro da ragazzino, per cui ovviamente stavo lavorando in nero come tutti i ragazzini alla fiera. Sì. Mi hanno dovuto assumere, certo, per evitare di finire in galera per aver rischiato di ammazzare un poveraccio. Certo. E a quel punto nell'80 io ho il primo collocamento, quindi a ottobre 83 potrò fare finalmente quello che ho sempre sperato, cioè mai dire. Quindi, l'anno prossimo la festa di Radio DJ facciamola a ottobre con il signor Carlo. Giusto. Scusami, gli abbiamo bruciato la battuta. Potrò fare quello che ho sempre sognato, cioè mai dire niente. Mai dire niente. Grandissimo. Grazie Carlo. Bravo. Un bacio. Un abbraccio a casa. Ciao. Vi lascio, c'è Baiguini sulla tralinea. Vai a Fondrodo. Abbasso le bistecche, così per dire una cosa che ti piace. Certo. Ciao caro. Ciao. DJ.